Le lettere d'amore di Esther Darrent di Kate Nunn, edito da Newton Compton. Capitolo 1. Londra e Little Amber, autunno 1951. Non era una delle destinazioni che sceglievano abitualmente per le loro vacanze e anche il periodo era tutt'altro che ideale. Di solito John e Esther trascorrevano una settimana a Eastport o a Brighton verso la fine di agosto, perciò l'estremità sud-occidentale dell'Inghilterra le parve una scelta bizzarra, tanto più se si considerava che erano i primi di novembre. John, tuttavia, era stato irremovibile. «Ti farà bene», aveva detto alla moglie con affettata giovialità quando le aveva proposto, o meglio imposto, quel viaggio. Ti ridonerà colorito il viso l'aria di mare. Che importava se il freddo pungente aveva stretto il paese in una morsa, o se con quel tempaccio non ci si sarebbe sognati di lasciar fuori neppure un gatto, e se lei in quel momento non avrebbe desiderato una settimana di vacanza neanche se avesse trascorso l'anno precedente in una miniera di carbone. Esther non riusciva nemmeno a capire perché avessero lasciato Teddy a casa con la tata, ma non era in grado di radunare le energie necessarie per una discussione. Prima di salire sul treno diretto a sud, cenarono in un ristorante nei pressi della stazione di Paddington. Esther non aveva fame, ma consentì comunque al marito di scegliere anche per lei. Dopo aver consultato brevemente il menù e aver ordinato alla cameriera in abito nero e grembiule bianco, lui aprì la sua copia del Telegraph e trascorse tutto il tempo dell'attesa assorto tra le pagine del giornale. Winston Churchill e il Partito Conservatore erano di nuovo al potere, vide Esther dal titolo in prima pagina. John era soddisfatto, ma lei in cuor suo considerava Churchill vecchio come il cucco e con tutta probabilità inadeguato al ruolo. Era arrivata a capire che lei e il marito non parlavano più di politica perché avevano una visione piuttosto diversa del mondo. Esther riuscì a ingerire qualche cucchiaio della minestra servita nei tempi previsti e mezza pagnotta, mentre John fece piazza pulita del piatto e di svariati bicchieri di chiaretto. Dopodiché divorò con altrettanto gusto la sogliola di Dover con verdurine saltate mentre lei rimestava i piselli e bastoncini di carote fingendo di mangiare. Il marito non fece alcun commento. Esther rifiutò il dessert, ma all'apparenza John aveva appetito per entrambi e spacciolò una buona porzione di budino al vapore arricchito di una preziosa razione di zucchero e servito con un'abbondante cucchiaiata di crema. Poi controllò l'ora. «Vogliamo avviarci verso la stazione, mia cara?» suggerì ripulendosi i baffi dalle briciole con il tovagliolo inamidato. Lei non poté fare a meno di paragonarlo a una lontra che aveva appena consumato la sua cena a base di pesce, lustra, satolla e compiaciuta. John indossava un completo scuro, il suo preferito, e la cravatta che gli aveva regalato lei diversi compleanni prima, quando aspettava Teddy e il futuro si presentava appena delineato, un abbozzo da riempire di colori intensi e vivaci, qualcosa che non era da temere, ma da attendere con trepidazione. Esther annuì e il marito si alzò, prendendole la mano per aiutarla. La stazione distava appena una breve camminata dal ristorante, ma lei fu grata di aver indossato il cappotto pesante e i guanti. Non usciva di casa da settimane. Il tempo in quel mese di novembre era stato a dir poco agghiacciante, e rabbrividì sentendo il vento insinuarsi sotto gli strati esterni dei vestiti a intorpidirle le labbra e la punta del naso. Quando entrarono nell'atrio cavernoso della stazione, fu quasi sopraffatta dal trambusto e dal rumore, dal sibilo delle gigantesche locomotive e dalle grida roghe dei facchini che manovravano senza il minimo sforzo gli ingombranti carretti stipati di pile precarie di bagagli.
Sembrava facessero parte della prima scena di uno spettacolo teatrale, negli attimi che precedono l'ingresso sul palco degli attori principali. Forse un tempo Esther avrebbe apprezzato la rappresentazione e giudicato rinvigorente tutta operosa risolutezza, ma in quel momento si aggrappò al braccio di John, che stava deviando verso il primo binario. «Arriveremo a destinazione in un soffio», promise il marito per rassicurarla. Ovunque voltasse lo sguardo, Esther vedeva baveri punteggianti di papaveri rosso sangue sugli abiti scuri. Una ruga fugace le increspò la fronte pallida mentre cercava di spiegarsi l'incertezza e le privazioni del recente conflitto. Erano un tatuaggio scarlatto sul petto di ogni uomo o donna inglese. Finalmente il treno fu individuato, i biglietti vidimati e un facchino li guidò verso la loro carrozza. Esther percorse a passo cauto l'angusto corridoio fino alla cuccetta. Due strette brandine con le lenzuola di cotone inamidato e le coperte di lana color fumo. Trasse un silenzioso sospiro di sollievo al pensiero che non avrebbero dovuto dormire insieme. Negli ultimi mesi, John aveva preso l'abitudine di passare la notte nella stanza in cui si cambiava e lei non era ancora pronta al suo ritorno al talamo coniugale. «Confesso di essere piuttosto stanca», disse sfilandosi i guanti. «Penso che mi ritirerò». Aprì un armadietto, ripose il cappello sulla mensola interna e appese il cappotto al pratico gancio affisso proprio sotto. «Io andrò a bere un goccetto al vagone ristorante, se la cosa non ti dispiace, mia cara», rispose John. Aveva accolto il suo suggerimento. Negli ultimi tempi, molte cose tra loro rimanevano implicite. Esther si voltò e inclinò il capo. «Niente affatto, vai pure, me la caverò benissimo». «Perfetto». John si allontanò in fretta, probabilmente alla ricerca di un bicchiere di whisky o due. Esther si lasciò cadere sul letto con pesantezza, di colpo così esausta da riuscire soltanto a togliere le scarpe e sdraiarsi sopra le coperte. Fissò il soffitto ricurvo della cuccetta e si paragonò a una sardina in scatola. Non era una sensazione sgradevole, se non altro era ben protetta dal trambusto esterno e quei rumori non l'avrebbero infastidita. Poco dopo risuonò un fischio e con qualche scossone improvviso il treno si allontanò dalla stazione, sussultando nel prendere velocità. Nel giro di qualche minuto stabilizzò l'andatura su un dondolio regolare e le palpebre di Esther si fecero pesanti. Si sforzò di restare sveglia, chiamando a raccolta la poca determinazione ancora in suo possesso. Si alzò e recuperò il necessario per la notte. Non era il caso di addormentarsi con gli abiti addosso, per poi essere svegliata dal marito al suo ritorno dal bar. John aveva chiesto a Mary, la governante, di preparare le valigie per entrambi, impedendo a Esther di alzare un solo dito. In circostanze normali, lei non avrebbe tollerato che qualcuno rovistasse tra le sue cose, ma era stato più semplice non protestare, lasciare che se ne occupassero loro, come succedeva così spesso negli ultimi tempi. Tuttavia, aveva aggiunto qualche effetto personale ai cardigan, alle gonne e alle calze, e nascosto tra la biancheria intima una scatolina smaltata che somigliava a un cofanetto per gioielli in miniatura.